Ragazzi, torna dunque il video sul fantacalcio, torna in formato ridotto e con poca risoluzione, ma giustamente ci tenevo, è 2 settimane che non lo facevo e ci tenevo a farlo perché giustamente bisogna aggiornarsi. E sono tornato a vincere, questa settimana ho vinto contro il calcio a basso costo, è finita 3-1 per me e devo dire che sta settimana mi è andata tutto di lusso. Pensate che mi sono permesso di tenere Milik in panchina. Milik in panchino, ho messo Antenucci ed è l'unico sbaglio forse che ho fatto a livello di formazione. Per il resto ho azzeccato tutto. Kurtic doppietta, gol di Cutrone, gol di Inglese, cioè insomma, meglio di così non si poteva. L'unica cosa è che non giocando Fazio mi è entrato Čonek che mi ha abbassato un po' la media essendo stato espulso, però poi per il resto ragazzi, Schiattarella assist, insomma, direi che è andata più che bene e adesso non sono più, per il momento non sono più ultimo perché ho superato VB Channel, quel mezzo, il mezzo un uomo di mezza età, VB Channel. Comanda ancora Stefano Bianconero, ma attenzione, Stefano ha perso, quindi il Marchese Bianconero si sta rifacendo piano piano sotto, seguito a ruota da Mino GFC che zitto zitto 4-4 sta recuperando le posizioni. Tra l'altro classifica cortissima perché io sono a 11 punti e non è poco considerando che sono andato molto male, e secondo Marchese Bianconero 18. Insomma, siamo veramente lì, solo Stefano che è lì a, no, a, 12, a 13 punti e preso il largo, però è una bella classifica, bella classifica, bella, insomma, siccome siamo ancora all'inizio, secondo me può evolvere in qualcosa di veramente divertente. Ragazzi, chiudo qua il video, non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao!